cari fans, no, cari amici. Cari battiti, questa è una lettera aperta per ringraziarvi dell'affetto che ci avete sempre dimostrato. Allora, da dove vogliamo iniziare? Allora, io sono Enzo e da piccolo avrei tanto voluto diventare il presidente della Repubblica. Quando in classe mi interrogavano, i professori spesso mi ridevano in faccia e allora capii che sarebbe stato meglio fare il comico. Io invece sono Monica. Avrei tanto voluto fare la regina, ma siccome mia mamma mi disse che non era fattibile, allora capii che l'unico modo per realizzare il mio sogno sarebbe stato di fare la regina per finta e quindi decisi di intraprendere la strada dell'attrice. Sfortunatamente non ho ancora realizzato il mio sogno, però per ora posso dire di essere diventata la regina dello chatouche. Senza portarla per le lunghe, qualche anno fa lavorammo ad una vera e propria follia dal titolo Il mondo del cinema è affascinante quanto difficile, ma noi avevamo dalla nostra un alleato grande. Voi. Contro ogni previsione, contro le avversità, contro vento e contro tutti, siamo riusciti il 17 marzo 2016 a portare Vita, Cuore e Battito nelle migliori sale. Vabbè, migliori mo. È arrivato nelle sale, non c'è bisogno di specificare com'erano. Vabbè, ok. Allora, in alcune sale che per noi sono tutte le migliori perché sono state tra le poche a credere nel nostro film. Ma le favole esistono. E grazie a voi, Vita, Cuore e Battito è diventato un piccolo caso. Fu per alcune settimane primo come media copia e secondo in classifica, tenendo testa a grandi colossal americani come Kung Fu Panda e superando Superman contro Batman. Insomma, un giorno potremmo dire ai nostri nipoti di aver vissuto una splendida avventura, battendo tre supereroi in una volta sola. Vabbè, ma non ti atteggiare così. Vabbè, sì, forse ho esagerato un po', ma per oggi chiediamo ancora una volta il vostro aiuto. Pure perché, diciamoci la verità, battiti, senza di voi noi non andiamo da nessuna parte. Il 25 gennaio 2018 uscirà nelle sale il nostro secondo film dal titolo Finalmente Sposi. Come sempre ci siamo impegnati al massimo per non deludervi e vi abbiamo resi partecipi di ogni piccolo passo di questo nuovo viaggio. E anche stavolta, magari insieme, e sempre se vi andrà di sostenerci, vivremo un'altra meravigliosa avventura. Ma nel frattempo vi diciamo semplicemente grazie, battiti.